Ciao Alex, non ci imbaraccio, a te? Insomma, un po' così, sai, non ti sei fatta nemmeno più sentire una telefonata. No, veramente avrei voluto chiamarti, però poi. Ah sì? E come mai? Perché devo venire a prendere della biancheria a casa. Ecco. Sì, passa pure quando vuoi, non ci sono problemi. Ok, allora cerco di passare domani. Sì. Senti, Mara, io avrei bisogno di parlarti. Sto male, sto male. Alex, non è il momento, sono in ufficio. Quando è il momento, cavolo? Io sto male, insomma. Non riesco a stare in casa senza pensare a te, senza pensare che fino a poco tempo fa ti mettevi a sedere sulle stesse sedie, bevevi dagli stessi bicchieri, eri sullo stesso water. Alex, non fare il bambino, è meglio così, davvero. Cristo santo, mi vorrei addormentare per svegliarmi fra 30 anni, guarda, con qualche mio successo trasmesso dalle radio. E la sai una cosa? Non me ne importerebbe nemmeno più di tanto, perché a quel punto il peggio della vita sarebbe già passato. Non dovrei nemmeno fare la fatica ad ammazzarmi. Come la fai tragica? Tu hai talento, però sei pigro. E di questo passo poi dubito che riuscirai ad addormentarti o a svegliarti ascoltando una tua canzone. Ah, a proposito, quando decidi di cadere in letargo, fammi sapere quando hai intenzione di restituirmi quei 5.000 euro. Allora, guarda, facciamo una cosa. Ti restituirò 1 euro a settimana per i prossimi 100 anni. Va bene? Va bene? Mara? Mara? Pronto, Mara? E qui la locandina del film l'abbiamo dal vivo, c'è Paola Cerimele, proprio la protagonista di questa copertina, protagonista del film, Paola Cerimele che è proprio originaria di Agnone e si è trovata a interpretare un film nella sua città di origine, oltre la linea gialla. Se lo sarebbe mai aspettato una cosa del genere, onestamente. Mai, veramente, non ci avrei mai sperato. E poi è stato particolarmente bello perché con Andrea Cacciavillani in particolare ci conosciamo da tanto tempo. Abbiamo condiviso tappe artistiche per noi importanti e quindi ritrovarci improvvisamente per gioco su questo film è stato veramente sorprendente. È stata un'occasione per capirci ancora di più a livello artistico e si è creata una troupe meravigliosa, veramente bella. Parlaci di questo personaggio protagonista del film. Allora, di quale? Perché in realtà interpreto vari personaggi. Il principale è la fidanzata del protagonista di questo cantante che è un avvocato. Non svelo tutta la trama, naturalmente. Lascio per alcuni motivi il mio fidanzato che è molto triste e quindi ripensa a tutte le sue storie passate, a tutte le sue fidanzate precedenti che interpreto sempre io. Quindi è stato molto divertente anche giocare col trucco, col parrucco, ho dovuto insomma fare una ragazzina di 12 anni o mettere una parrucca viola. È stato molto divertente anche questo. Come hai trovato la trama del film? Tu che sei abituata a lavorare spesso con testi molto impegnativi? Allora, a me la scrittura di Andrea piace particolarmente, soprattutto le poesie, anche i romanzi. Ho trovato sorprendente la lettura di questa sceneggiatura perché rispetto ad altre sceneggiature ha il suo stile, lo stile di Andrea, che è inconfondibile. E lui poi è sempre molto aperto con gli attori anche a modificare qualcosa se noi sentiamo che non è molto fluida, no? La battuta, lui è sempre molto disponibile anche a rimettere le mani su quello che ha scritto. E la trovo molto interessante rispetto, diciamo, anche ad altre commedie, film leggeri, assolutamente meno scontata. Può avere un futuro, può superare la linea gialla del confine molisano. Ma io me lo auguro, sicuramente questo film per tutti noi, perché si è creato un gruppo di lavoro veramente molto bello, dove si è amici e colleghi.
Sicuramente si potranno fare delle altre cose, ce la viviamo come un primo passo, come una prima opportunità per poi fare altre cose, però questa linea gialla secondo me anche con questo film riusciamo ad oltrepassarla, poi vedremo in futuro. Arduino Speranza dall'accento direi arriva da Napoli, un volto anche noto della TV, del cinema, che ha fatto un cameo in questo film. Intanto come hai trovato questo film? Ma guarda, la cosa che mi fa stare bene è l'atmosfera. Questa atmosfera bellissima, perché io mi sono trovato molto bene proprio con la regia, con gli attori, tutti i colleghi bravissimi, e mi sono divertito tanto. Il film lo vedremo tra poco e sono veramente emozionato. Cioè, adesso noi che facciamo questo mestiere da tanti anni, diciamo che viviamo diversamente, ma questa prima ha proprio un calore differente rispetto ad altre. Forse perché proprio nella città dove è stato girato, cioè la città è diventata un set, quindi trovo meravigliosa la cosa. A me emoziona tantissimo. Cosa ti ha colpito in particolare di questo film, di questa sceneggiatura? Allora, a parte la freschezza della sceneggiatura, Tonino e Andrea sono stati bravissimi. E poi soprattutto il fatto che è una cosa che non si è vista, cioè non si è mai vista in altre musical di vita, quindi potrei dire una commedia di vita musicale, ecco. Questo mi è piaciuto tanto, il fatto di unire la musica come unico motivo conduttore di tutto il film con questo personaggio che invece vive una vita normale, tra virgolette, con questa donna. Quindi io l'ho trovato molto bello, mi ha appassionato la trama quando me l'hanno mandata. E questa è stata anche l'occasione per conoscere questa cittadina del Molise, Agnone. Vabbè, meravigliosa. Io, a parte che si mangio benissimo, non lo so, non si vede, ma sono una buona forchetta. E poi le persone sono straordinarie, cioè proprio casa. Come io sono tornato oggi, sembra di essere tornato a casa, nonostante io sia napoletano di Torre del Greco. Quindi diciamo che Agnone può essere una seconda casa, una seconda, terza. Qui abbiamo detto c'è un tuo cameo, però chiaramente stai facendo una carriera importante, tra l'altro c'è la tua collaborazione con Vincenzo Salemme, ecco, cosa c'è in cantiere e cosa state facendo in questo periodo? Allora, vabbè, con Vincenzo Salemme ho girato Ex, per il film non è di Salemme ma è dei Vanzina, Ex Amici come prima. Vincenzo in quell'occasione poi mi ha rivoluto adesso attualmente in questo spettacolo dove lui cura la regia, che è Il bello di papà, un suo spettacolo scritto da lui con Biagio Izzo, Mario Porfido, Giulia Maiarchuk, Adele Pandolfi, tanti attori bravi nazionali, ed è uno spettacolo che mi posso, se avete modo di vederlo, venitelo a vedere a teatro. Prima cosa, andate al cinema, perché il cinema ha bisogno degli spettatori, il teatro forse in questo momento ancora di più. Quindi vi aspettiamo, Bello di papà con Vincenzo di Vincenzo Salemme con Biagio Izzo, vi posso garantire vi divertirete tantissimo. Claudia non era della mia categoria. Era troppo carina, troppo sofisticata, troppo ambiziosa. Io sono un peso medio, non il tipo più in gamba del mondo, ma nemmeno il più slavato. Ho letto libri come L'insostenibile leggerezza dell'essere e L'amore ai tempi del colera. E li ho anche capiti, eh? Parlano di ragazze, no? E poi so cantare, suonare, so farlo bene. Quello che può piacere di me non sono le virtù che ho, ma i vizi che non ho. Insomma, io e Claudia, in fondo, non eravamo una bella coppia.